Misure più efficaci per frenare la diffusione del virus, fondi necessari per garantire il ristoro dei danni causati dal mancato export del comparto suinicolo e monitoraggi finalizzati alla ricerca di carcasse di cinghiale a partire dal territorio di Pavia, il primo interessato in quanto confinante con Alessandria. Sono alcune delle misure approvate all'unanimità nel corso del Consiglio regionale della Lombardia dopo la presentazione di una mozione da parte del gruppo della Lega che è stata accolta all'unanimità con l'aggiunta di alcuni emendamenti proposti dal PD, come quello che impegna la Regione a chiedere al Governo la possibilità di contenere di più e meglio la presenza dei cinghiali sui territori. Intanto però nei territori a ridosso della zona rossa fra Piemonte e Liguria, pur in assenza di allevamenti coinvolti, lo ribadiamo, cresce la preoccupazione fra gli addetti ai lavori. Abbiamo raggiunto Fabio Bergonzi del Consorzio di Tutela del Salame di Varzi, DOP, per capire meglio il momento che stanno attraversando i produttori. Sebbene si tratti di una DOP dell'Oltrepò Pavese, infatti, l'approvvigionamento di carni suine per la produzione è consentito dal disciplinare in tre regioni, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Sì, stiamo seguendo con molta attenzione e non le nascondo con un po' di apprensione quello che sta succedendo. Noi per la produzione di salame di Varzi DOP utilizziamo esclusivamente carne proveniente da allevamenti che sono certificati, quindi controllati e verificati. Nessun contagio è stato riscontrato a livello di allevamenti, ma si sta valutando qual è la e monitorando qual è la situazione a livello di animali selvatici, quindi cinghiali. Avete notato dei comportamenti diversi nelle regioni in termini di precauzione, di informazione anche verso i consumatori e verso la cittadinanza? Sì, le regioni si stanno muovendo, ma questa situazione ritengo che vada controllata e gestita a livello globale, nel senso che non si può fare distinzione tra regioni, ma deve essere un piano comune. Devo dire che già alcuni paesi hanno limitato l'export, quindi le prime conseguenze iniziamo già a vederle, perché a scopo precauzionale sono state già prese delle misure che riguardano l'export. Belgio e Germania, che hanno già avuto diversi mesi fa la stessa problematica, sono riuscite in modo molto efficace a limitare la diffusione, quindi confido che anche in Italia si riesca a fare questo. Ribadisco ci tengo a precisare che non esiste pericolo di contagio per l'uomo e soprattutto non esiste nessun rischio per il consumatore nel consumo di salumi.